Grazie. Prova, prova, ci sentite in fondo? Popolo della Cervelletta, benvenuti. Io non mi sento. Microfono, grazie. Un applauso per Carlo Verdone per la presentazione di... Grazie Carlo di essere qui. La presentazione di Ma che colpa abbiamo noi. Grazie. Ma più che grazie a me, grazie a voi che siete così tanti e così numerosi. Francamente non me l'aspettavo, però sono veramente molto 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 felice. Poi soprattutto che c'è finalmente un po' di aggregazione, di condivisione. Questi anni ci hanno portato a essere molto soli, quindi quando si sono serate così all'aperto a vedere un film, insomma. E io questa sera, non, la solita scelta del film, ho detto ma facciamo un film mio, uno di quelli che si vede un po' meno in televisione. Ma che colpa abbiamo noi? Perché si parla sempre dei film degli anni 80, degli anni 90, ma io nel 2000 ho fatto dei buoni film. Questo lo ritengo, io penso di sì, poi qualcuno piacerà di più, qualcuno piacerà di... Ero incerto tra Il mio miglior nemico, questo, Posti in piedi, non lo so, poi alla fine ho detto ma no, ma che colpa abbiamo noi che forse ha sofferto, no, è andato bene come film per carità, però ha sofferto forse la gara con Compagni di scuola, che anche quello era un film corale, forse imbattibile. Però anche questo è un film ben scritto, ci ho messo un anno per scriverlo, dopo 2 anni completamente di assenza dopo il cinese in coma, mi sono fermato e ho cominciato, diciamo così, in punta di piedi con questo film, mandando avanti tutti i miei attori, io riservandomi una parte, sì, da protagonista, ma fino a un certo punto protagonisti sono tutti gli altri, insomma, anche i miei attori. Allora, intanto complimenti, sì, perché non è mai venuta così tanta gente alla Cervelletta, quindi voi, un grande veramente applauso a Carlo. Grazie a voi di cuore, veramente. Batte tutti, è l'unico, insieme a Mattia Cassovizzi, è l'unico regista e attore che ha fatto il giro di tutte le arene del cinema America, Ostia, Montecioci, Trastevere, quindi veramente grazie, anche perché fa sempre un bellissimo, grazie, regalo a Roma quando a voi si concede in queste serate. C'è qui questa sera lo psicanalista e scrittore Vittorio Lingiardi, chiedo un grande applauso, che dialogherà con Carlo prima del film. A loro la parola e un grande applauso anche al pubblico e a tutti i ragazzi e le ragazze che rendono possibile questo evento. Grazie. Anche Ernesto, naturalmente, alza la mano Ernesto. Applauso Ernesto, ragazzi. Eccoci qua. Oh, questo è amore totale. Ma io pure li amo, perché se vado avanti ancora a lavorare col cinema, perché lo faccio anche perché c'ho questo pubblico che è la mia benzina, se no mi sarei già fermato. Sono 45 anni che lavoro, però quando è così ti viene la voglia di ancora di ritentare un'altra avventura, e quindi... Allora, siamo qui perché questo connubio strano, insomma, tra il grande Carlo e questo professore psichiatra innamorato del cinema, che non può che partire da una domanda assolutamente prevedibile ma assolutamente fondamentale, cioè come nasce nella testa di un regista un film, e come nasce in particolare questo film, se da un episodio che ti è capitato, se da un'esperienza personale, perché poi vedremo insieme con un pochino più di calma che è un atto d'amore in realtà questo film sulla ricerca della terapia. Poi cercheremo di capire se cercando l'aiuto in un professionista o anche molto dentro se stessi, ma l'idea di mettere insieme questo coro di pazienti attorno a un lutto di una figura carismatica, come ti è venuta in mente? Mi è venuta in mente attraverso un episodio vero. Io alla fine degli anni 90 avevo dei problemi di sonno. In genere non esiste l'insonnia è sempre legata, lo sai meglio di me, adesso non voglio entrare nel tuo campo, è sempre legata a una
forse è una piccola depressione nascosta, no? Non esiste mai quello che... Però era anche vero, insomma, che a casa mia si dormiva talmente poco, sempre. Mio padre dormiva 5 ore, mia madre dormiva 4 ore, un mio zio dormiva 3 ore, poi recuperavo un'ora il pomeriggio. Siamo stati una famiglia che ha dormito poco. Però per chi fa questo lavoro il sonno è fondamentale. E io forse anche con dei pensieri, ci fu un periodo che avevo bisogno di farmi seguire e andai da un neurologo che mi fece una grande simpatia e mi sembrava anche una persona molto rassicurante e anche molto esperta. E mi diede una cura, era un neurologo degli sportivi, lui seguiva tutti i grandi sportivi, dai nuotatori agli atleti, l'atletica leggera, calciatori, tutti me ne parlavano un gran bene. Allora andai da lui e lui mi diede una cura, non c'era niente, non era uno psicanalista, mi diede una cura, mi disse anche un po' come affrontare la vita, come prendere le cose. E cominciai questa cura e dice mi richiami dopo 15 giorni. Io lo chiamai e dissi comincia a fare effetto. Allora ci risentiamo tra 2 mesi, viene da me e vediamo di scalare qualche cosa, perché quello che le ho dato forse è abbastanza potente, quindi visto che lei deve scrivere, deve recitare, non vorrei che poi insomma ci fosse troppa sonnolenza, perdesse qualcosa sulla memoria, quindi tenteremo, però tra 2 mesi. Va benissimo, grazie professore, grazie. Sono andato avanti, dopo 2 mesi fisso l'appuntamento con la cosa, mi disse la prossima settimana, va benissimo. Vado vicino Piazza dei Giochi di Elfici dove lui stava e a un certo punto davanti al portone di casa vedo 15 persone disperate che piangono e io rimango, dico ma che è successo? Allora ho pensato subito che c'era stato una scomparsa, un morto nel palazzo. Entrai, c'era il portiere, aveva già messo il portone a metà, sai come si fa per rispetto quando c'è un morto. Dico, ma chi è morto? È morto il professore. No! Dico, ma veramente? Guardi i pazienti come sono ridotti. Io volevano bene, da bravo. Ma veramente è morto? Sì. E io allora sono andato là, Verdù è morto, e mo che famo noi, che famo tutti quanti, da chi andiamo? No, magari arriva uno a me cambia la cura, mi funzionava a me questo, vorello. Da questo spunto, da questa cosa qua, di questo capannello di persone disperate perché gli è morta la figura, centrale della loro vita in quel momento, quello che gli dava equilibrio, nasce praticamente l'idea di fare un film non sul neurologo, perché il neurologo non fa le sedute di gruppo, ma di una psicanalista che segue un gruppo di persone. La terapia... Psicoterapia di gruppo. Psicoterapia di gruppo. Oddio, un po' sui generis lì, eh? Sì, era il periodo in cui già stavano un po' finendo queste psicoterapie di gruppo. Fu una moda importata ovviamente dall'America, come sempre. Però poi dopo... Però era un bel comune denominatore per mettere insieme una serie di caratteri, di attori, e poteva essere proprio il racconto di 7-8 persone fragili, veramente fragili, con 1000 problemi, quindi l'ideale per un film. Era uno spunto, un soggetto che avrebbe portato sicuramente qualcosa di interessante nella scrittura. Bisognava scegliere bene gli attori. Ecco, tutto qua. La scrittura durò tanto, un anno addirittura, perché non volevo sbagliare, e siccome mancavo da 2 anni, sono entrato, come ho detto prima, in punta di piedi. Più un film di regia che non di interpretazione. Io quello volevo fare e mi è riuscito bene. Ti è riuscito molto, sì, bene. Credo di sì, poi devo dirti, siete voi il giudice supremo. Poi io. E devo dirti che anche gli studenti di psicologia, io insegno, ah, c'è una rappresentanza, eccoli, ne abbiamo portati un po'. Anche gli studenti di psicologia lo amano molto e quando gli chiedo perché vi piace questo film, la loro risposta è sempre perché riesce a costruire una solidarietà
tra persone afflitte, ciascuna da un problema diverso, ma che cercano un rimedio, e lo cercano insieme ma anche individualmente. Allora, è chiaro che, come spesso succede con le cose raccontate con ironia affettiva, insomma, c'è un grande amore nei confronti della parola terapia, credo, in questo film. Ti sei fatto aiutare, dare dei consigli? Hai avuto un esperto che ti ha dato qualche indicazione, oppure è nata dalla tua esperienza, dalla tua inventività, questa costruzione di piccoli casi clinici, diciamo così? Allora, su qualche caso clinico ho chiesto l'aiuto a un mio amico che era uno psichiatra, a un altro mio amico che era un neurologo, anche lui però un neuropsichiatra, due o tre personaggi con le loro con le loro fragilità, i loro difetti, me l'hanno raccontati, mi hanno detto come dovevo in qualche modo inquadrarli, e poi per il resto siamo andati avanti un po' per conto nostro, anche ricordando delle manie, delle ossessioni di nostri amici. Una volta De Bernardi mi raccontava che c'era un suo amico che non riusciva a dormire a casa, si era separato dalla moglie, non riusciva a dormire a casa, doveva dormire sui treni. No, ma quello è un episodio vero, lo fa Antonio Catania. Cioè lui prendeva un treno che faceva Roma-Bologna e poi Bologna-Roma. Con sosta a Bologna, praticamente in stazione, che doveva prendere poi l'altro treno che faceva Bologna-Roma. Quindi doveva stare sulla panchina, aspettare 40 minuti, un'ora, l'arrivo dell'altro treno per Roma. E lui riusciva a dormire soltanto, era l'epoca che gli davano i cuscini, no? Non era una carrozza letto, erano scompartimenti, quei cuscini si metteva là e lui là dormiva. Quindi erano 4 ore, all'epoca era 4 ore Roma-Bologna andare, 4 ore Bologna-Roma a tornare, alla fine. Però è la vita da un pazzo. Uno che dorme soltanto sui treni è una cosa che non avevo mai sentita. E lui era amico di questa persona, che era una persona anche poi molto, molto intelligente, molto spiritosa, però lui la notte diventava intrattabile, doveva andare a prendere il treno e doveva mettersi a letto. Per lui andare a letto è quello. E poi non importa se nello scompartimento parlavano o meno, lui dormiva. Non c'era altro posto per farlo dormire che non il treno. Questo darai della spiegazione per quale motivo, perché mi sembra una cosa talmente assurda, però era talmente divertente che l'abbiamo voluta mettere nel film anche. Ma non è solo divertente, perché insomma spesso le nevrosi hanno proprio delle caratterizzazioni nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle relazioni, nei sintomi. Questo mi spinge a farti un'ulteriore domanda. Perché ho letto che quando ti hanno laureato, ti hanno dato una honoris causa all'Università di Napoli, in medicina, giusto? Tutti dicono, quando chiedevano, no, in farmacologia, in medicina. Una honoris causa molto affettuosa, insomma, è stata per affetto. Però ipocratica. Quattro domande me l'hanno fatta e quattro domande ho risposto. Oh. Quando gli ho detto addirittura con quale medicina si curava una cosa, gli ho dato addirittura il composto chimico, non ho chiamato la medicina per nome, ho dato il composto chimico, 2500 studenti da Federico II. Sono andati invisibili perché non se l'aspettavano, hai capito? Questo appunto vuol dire che sei non solo, diciamo così, capace di individuare le molecole adatte, ma sei anche un bravo diagnosta, che per una persona creativa, una persona d'arte, di cinema, di teatro, significa conoscere i caratteri, perché in fondo, se pensiamo al vecchio Teofrasto e ai suoi caratteri, l'adulatore, l'avaro, in fondo sono tipi clinici. Allora, da dove ti arriva questa competenza diagnostica, cioè questa capacità di collegare immediatamente una tipologia mentale e comportamentale a una faccia, una vita, una storia? Io ho frequentato molto la gente, molto il mio quartiere. I miei genitori mi hanno molto favorito in questo, perché erano due persone molto spiritose, piene di ironia,
e, non, e mi dicevano sempre: Carlè, tu che rifai le voci, ci rifai le cose, ma vai a trovare quel rigattiere là all'inizio di Via Giulia e ti fai delle risate, fai, senti che racconti, vai dal calzolaio, vai a sentire quello. Effettivamente il mio quartiere era veramente un grande teatro, parliamo chiaramente di una Roma che non c'è più, di personaggi che non esistono più, e quindi io sono diventato un curioso delle persone, un curioso. Ma io non ero un imitatore di voci soltanto, io ero un imitatore del, in qualche modo riuscivo un po' a captare il DNA dell'anima, e quindi potevo andare avanti con dei discorsi che avrebbe potuto fare benissimo per come ragionava quel tipo e quell'altro. Quindi ero un creativo in qualche maniera. E poi devo dire che la passione per la medicina, che non sarei mai, non ero fatto per fare il medico, sono un tipo impressionabile, quindi per la farmacologia, è venuta perché a casa mia i miei genitori avevano un bel salotto, quei salotti di tanti, una volta c'erano i salotti culturali, cosa c'è, e c'era una serata sempre dedicata ai medici, perché mia madre era amica di medici molto importanti, tipo Baldoni, Stefanini, cioè il medico del Papa, insomma, parliamo di queste cose, e loro parlavano. Ogni tanto io non ero ammesso a cena, però fuori dalla, mi mettevo fuori la porta nel corridoio e ascoltavo i discorsi. E mi piaceva come parlavano, mi piaceva come descrivevano l'operazione, come parlavano di certe malattie. Allora un bel giorno cominciai a fare la collezione di un'enciclopedia medica che si comprava, era un quindicennale, usciva fuori la A. Usciva fuori il venerdì, dopo 15 giorni B, erano tutte le varie malattie eccetera, e io mi misi là piano piano ed ero appassionato, fino a quando sono arrivato a vedere una cosa che si chiama la T, il tracoma. Tracoma è una malattia degli occhi che sta in popolazioni equatoriali, insomma in Africa. Però io in quel periodo là non riuscivo a mandare via una congiuntivite, e forse la curavo male, mi hanno curato male, e mi si incollavano gli occhi. Quando vidi il tracoma e tutta l'evoluzione del tracoma che portava alla cecità, io là sono diventato un pochino ipocondriaco nei tempi di quando avevo 16 anni, ecco così. E là mi sono un attimo fermato, ho detto: Dio, no. Si è fermato no, la T. No, mia madre riprese e li buttò tutti. Mi buttò tutta l'enciclopedia medica, perché stavo assorbivo tutto quello che leggevo. Tutto quello che leggevo, cioè, me lo sentivo. Poi, quando capii che i tumori erano dei bozzi, spesso erano dei bozzi, delle cose, i nei, le cose, cioè, non facevo altro che esplorarmi, controllavo. Io poi ho dei lipomi, quindi oddio, il bozzo è un lipoma, però già la parola oma, mi faceva paura. Quindi, insomma, l'enciclopedia medica fu presa e buttata, però mi è buttata da mia madre, però mi è rimasta la passione. E devo dire che la mia passione è veramente seria, perché io la sera per conto mio studio gli atti dei miei amici medici che vanno ai congressi e mi diverto moltissimo. E ho scoperto anche tante cose interessanti su certe benzodiazepine, certi farmaci che noi utilizziamo, che dovremmo stare attenti a prendere, perché ho letto un congresso ultimamente a Newcastle dove non ho letto delle cose buone a lungo andare su alcuni farmaci, alcune composizioni. Quindi, insomma, però mi appassiona, mi piace. Se posso aiutare qualcuno, do la mia, poi è chiaro che gli dico: vai dal medico, per carità, io non voglio far casino, non te voglio vedere morto poi per colpa mia. Però in genere ci prendo, dai. Ernesto. Ma poi tu Io la voglio raccontare questa, anche se te vergognerai. No, la posso raccontare. Allora, Ernesto un giorno via da me mi fa e cammina così, aga. Bisogna che mi dai una mano. Io ho un mese che sto a prendere l'antivirali. Dico: ma l'antivirali perché? Ma non vedi come cammino?
ma che c'hai? Mi brucia tutto da dietro. E quindi antivitali perché? C'ho il fuoco di Sant'Antonio. E a me sta cosa, che il fuoco di Sant'Antonio, che sarebbe un herpes, viene tra le natiche, francamente mi ha messo più di un sospetto. Io ho detto, ma mi dici i sintomi? E mi gratto la notte, mi gratto. Dico, guarda che col fuoco di Sant'Antonio uno non si gratta. No, ma io un mese che sto prendendo questa antivitale, però non mi fa niente, ma non te può fare niente, no. Lo sai perché? Perché tu secondo me c'hai una micosi. No, ma che mi stai a dire? Te sei intossicato con questi antivirali. Allora ho preso per la mano a Via Carini, siamo entrati dentro la farmacia e ho detto, mi dia il travo corto per favore. Mi dia l'acqua borica, o atta. Poi che altro t'ho dato? E poi t'ho dato la polvere d'etrosid, altro antimicotico. Dopo 48 ore mi chiama, aga, non mi gratto più il culo, è ridiventato chiaro. Il culo è ridiventato chiaro, è stato meraviglioso. Però ci avevo preso io e io gli ho detto, vuoi un consiglio? Scarta la dottoressa. Una che ti dà tanti vitale per una stronzata del genere, roba da pazzi, dai. Quindi prima grande lezione sul rapporto medico-paziente è l'empatia. Quindi per essere un bravo diagnosta bisogna mettersi un po' nei panni dell'altra persona e capire, e identificarsi, bisogna conoscere, mettere una conoscenza a disposizione di un rapporto personale. Anche. Assolutamente, però bisogna pure avercele avute queste cose. Perché se uno ce l'ha avute, riesce a manovrarle bene, a capire meglio. Ma sai Carlo, una delle cose più belle sulla medicina che viene dalla mitologia greca qual è? È che il medico veniva chiamato il guaritore ferito. E mi sembra che quello che tu hai appena detto è il guaritore ferito. Bisogna averle avute per riconoscerle nell'altra persona e per aiutarle. Tornando al tuo ruolo, ovviamente stasera insomma siamo tra medicina e psicologia, hai detto io sono un antidepressivo a un certo punto, ho letto in una tua intervista, quindi intendi dire che questo ridere pensando che tu sai fare, ci fai apprezzare, è curativo, davvero pensi che lo humor, l'ironia, la risata siano una buona cura per la sofferenza psicologica o per il disagio? Guarda, allora, mi sono capitati un paio di episodi con due signore di una certa età, però il più bello l'ho scritto nel mio ultimo libro che si chiama La carezza della memoria. Un giorno al bar una signora mi dice, signor Verdone, posso chiedere un favore? Io la prima cosa che dico, sì, purché non sia un copione, che non sia una cosa, perché ce n'ho 190.000 a casa. No, non è quello. Mia sorella non sta bene, gli mancano pochi giorni di vita, però ha espresso un desiderio perché sa che lei abita in questo quartiere, se la può venire a trovare, io le sarei tanto grata. A quel punto dico, ma scusi, che cosa c'ha? Insomma, aveva un brutto tumore. Non ha molti giorni, l'ha chiesto proprio lei. E dico, va bene, signora, vengo. Oh, che bella. Dopodomani, va benissimo, alle 5. Ero un po' ansioso, dico, ma non mi è sembrata una mitomane, dico, sarà una persona. No, sembrava sincera. Sono entrato in questa casa, mi ha aperto, e sono entrato in questa stanza. Con un po' di e ho visto una signora che gonfia di cortisone, con mille flebo e cose, con una pila di miei DVD e cassette anche, perché c'era il lettore di cassette e il lettore di DVD. Allora ci siamo messi a parlare e lei mi dice, no, che bella sorpresa. Allora io sono andato a lei per toccarle un attimo il braccio, lei mi ha preso la mano e me l'ha baciata. Dico, no, signor, sì, mi ha detto, sì,
perché lei mi sta aiutando in questa terapia del dolore con i suoi film. Lei è un antidepressivo, Verdone, un antidepressivo. Allora, questa cosa mi è rimasta, l'ha detta questa signora. Allora, io che dovevo rimanere mezz'ora, sono rimasto 3 ore a parlare con questa signora. In queste 3 ore, fino alle 8 di sera, dove c'era un temporale, poi manco l'ombrello avevo portato, ero andato a piedi, vabbè, tornai in condizioni tragiche. Però queste 3 ore sono state 3 ore che mi hanno fatto molto bene, perché a parte il fatto che era una persona colta, molto intelligente, mi faceva piacere che i miei film in qualche modo fossero stati utili, questo è evidente, erano come delle piccole medicine che duravano 1 ora e 40, 1 ora e 3 quarti, 1 ora e 50 e poi finiva, però intanto avevano fatto qualcosa. E quando sono andato via, dentro di me ho detto, ecco, oggi forse ho avuto la soddisfazione più grande, sentirmi dire da una persona che sta lasciando questa terra delle frasi così belle su delle mie opere che possono aiutare una persona anche per 1 ora e 3 quarti. Sono cose veramente importanti. Quindi mi sono sentito in qualche maniera, ho sentito il mio lavoro utile. E allora, ecco, ho capito, dico, vedi come bisogna stare attenti a scriverli bene i film, perché poi se li azzecchi ed entrano nel cuore delle persone, è importante, è importante. Quindi è stata una lezione di vita, mi ha fatto anche riflettere su tante cose, però è stata una serata che era per me molto, molto angosciante, poi invece è stata importante, mi ha fatto prendere coscienza che il nostro lavoro, se è fatto male, non vale niente, ma se lo fai bene è un lavoro che dà delle grandi soddisfazioni, e anche se la signora non c'è più, io sono contento di averle dato soddisfazioni per un pugno di giorni, non so per quanto tempo, però intanto l'ho aiutata e mi ha fatto riflettere molto. Quindi è lei che ha creato, questa signora che ha detto, lei è il mio antidepressivo. Beh, un bel senza effetti collaterali. Io dico, che bella frase. È una bellissima definizione, una bella diagnosi. Senti, mi sembra che il nostro tempo, lasciamogli vedere. Sì, sono curioso di sapere, perché dall'amore che ti riservano, ho idea che quasi tutti l'hanno già visto. Ma c'è qualcuno che lo vede per la prima volta, sto film? Eh? Alzate la mano. Ah, un po' che non l'hanno ancora visto. No, ecco, sono contento. Sono bello, contento. Probabilmente. Perché sono fiducioso del risultato finale. Sarete, penso che, perché è un film che rispetto agli altri viene proiettato meno, ma questo perché è un film che appartiene a due distribuzioni. È un film che nasce quando c'è la caduta di Cecchi Gori, io faccio con la Warner, però c'è anche un altro produttore. È un film complicato, è metà inglese e metà italiano, cioè metà Warner inglese che è una cosa, e metà Warner italiana che è un'altra cosa. Quindi darlo alle televisioni e venderlo è più complicato per via degli inglesi. Quindi si vede, si c'è, ma meno degli altri. Quindi per questo l'ho scelto, perché è quello che si vede un po' meno. Senti, è un film di una ventina di anni fa. È un film del 2000, è un film del 2003. Quindi la grande differenza tra le storie di allora e le storie di oggi è che questi pazienti, queste storie, non avevano incontrato questi 3 anni difficili che abbiamo attraversato. Ma rimane un film che può parlare benissimo a chi non l'ha visto e lo vede stasera per la prima volta. È cambiato qualcosa? Cambieresti qualcosa? Oppure racconta una storia di ricerca, di terapia, sia dentro se stessi che allora, in clinico? Allora, no, cambierei qualcosa. Cambieresti? Cambierei qualcosa. Per esempio oggi c'è molta, molta solitudine nei giovani, e quindi quella la sottolineerei molto. Per esempio questo nuovo fenomeno degli Ikkimori, no? Come si chiama? Ikkimori è un fenomeno veramente è interessante e inquietante nello stesso tempo, che nasce secondo me proprio
dall'invasione della tecnologia nella nostra vita, in qualche maniera, da internet, parte tutto da là, ma è un discorso molto complicato, quello va studiato a lungo, però ecco, un personaggio come quello, quello forse in un momento in cui lui tenta, i genitori riescono a farlo uscire dalla stanza, certo il problema è un altro, che oggi la terapia di gruppo non si usa più come una volta, questo semmai è il limite di questo soggetto. All'epoca ancora c'erano gli ultimi fuochi, però insomma si potrebbe sempre in qualche però, maniera... Però diciamo nelle situazioni di comunità ancora si fa la terapia di gruppo e ha per alcune situazioni una sua indicazione. E poi quelli che non riescono a staccarsi dai social, per esempio, no? Che vivono, che è un disastro se qualcuno li esclude da un gruppo oppure se li cancella. Ci sono delle persone veramente che soffrono in maniera... E anche queste sono cose che non vanno prese sotto gamba, vanno un attimo studiate, va studiata la loro vita, la loro famiglia, le loro aspirazioni, chissà. Quindi sì, qualcosa, chiaramente il mondo va avanti, aumentano i problemi, aumentano le nevrosi, aumentano le patologie. Quindi certo, qualcosa cambierei. Però questo è un film di quel tempo e questo penso di averlo fatto nel migliore dei modi. Allora, godetevi, ridete pensando, anche un po' commuovendovi in certi momenti per questo film molto, molto bello, molto interessante. Ti strappo davanti a tutte queste persone una promessa, vieni in Sapienza a incontrare i miei studenti. Quando avrò finito di girare Vita da Carlo 2, sì, va bene. Vengo. Allora ti aspettiamo. Dovrei iniziarlo a ottobre, fine settembre, ottobre, fino a Natale, 24 finisco. Raccontavo oggi alla nostra magnifica rettrice Antonella Polimeni che ti avrei visto stasera, mi ha detto di salutarti tanto, mi ha ricordato che nel suo dipartimento avete girato un pezzetto di Italians, nel suo dipartimento, e nel 2023 ti aspettiamo a parlare. Assolutamente, studenti, vengo con vero piacere. Allora godetevi. Grazie. La colpa abbiamo noi, il meraviglioso Carlo. Grazie a tutti. Ciao, voi ragazzi. Ciao, buon film e anche Piccolo America, grazie. Grazie a voi. Per me è una grande emozione, non è che rimango impassibile di fronte a una cosa del genere perché l'ho vista tanto, no, perché sono tanti anni, tanti decenni che lavoro e dopo tanti decenni, sono 45 e dopo 45 anni avere ancora tanto affetto, tanta attenzione è una cosa meravigliosa, quindi sono io che ringrazio voi, grazie ancora di cuore e buon film a tutti. Allora, fermi tutti un attimo, scusate, se vi sedete un secondo e state tutti seduti e non vi avvicinate, vi prego pure voi a sinistra e a destra, sediamoci, facciamo una foto con Carlo e tutta la cervelletta piena di gente. Quindi vi prego, seduti tutti anche voi qui davanti, tutti seduti. Vai. Allora, Carlo si mette, fermi non vi muovete, si mette là, i fotografi di qua. Carlo alza le mani, voi dietro alzate le mani.